Iraq, non nukes, contro il nucleare, perché stava crescendo la battaglia contro il nucleare. C'era appena stato il caso di Three Miles Island, no? Allora, per dire che nell'80, quando esce questo libro, è vero che noi pensiamo subito all'80 e pensiamo a Reagan, ma è anche vero che stava avanzando il processo di normalizzazione e contemporaneamente c'era ancora qualcosa degli anni 60 e 70. E questo si faceva sentire non solo nella cultura, ma anche nella storiografia. Gli storici nel 1980 erano fortemente impegnati a, soprattutto i più avvertiti, quelli che avevano capito che si stavano normalizzando le cose, erano impegnati a pensare di riannodare i fili di tutto quello che si era scritto negli anni 60 e 70. E negli anni 60 e 70, anche se con molta ingenuità, con molti errori, con molti limiti, si era riaperta letteralmente la pagina della storia. Ci si era cominciati a occupare di questioni delle quali si erano occupati soltanto dei minoritari, dei piccoli gruppi di storici. Invece negli anni 60 e 70, come sapete, ci si occupa appunto di lavoro, di donne, di neri, di minoranze. Si guarda l'altra faccia della storia, anni 60-70. Tra il 79 e l'80, in particolare nell'80, allora ci sono storici avvertiti che dicono: ma qui a questo punto dobbiamo provare a tirare le fila, cioè dobbiamo immaginare di mettere insieme queste cose. Tant'è vero che il presidente, quando dico avvertiti, dico anche storici potenti, il presidente dell'Organization American Historia, cioè dell'Organizzazione degli Storici Americani, tiene un discorso presidenziale nel 1980 che è proprio sul tema della sintesi e dice: in realtà questo è uno storico, diciamo, moderatamente progressista, che poi in parte diventerà addirittura anche un po' conservatore. Si chiama Karl Degler e si è occupato di storia del sud e di storia delle donne, e Karl Degler dice: dobbiamo riuscire a produrre una sintesi che tenga conto della complessità, della costante fluidità e della diversità della storia americana, cioè di quello che abbiamo scoperto in questi ultimi 15-20 anni di ricerca. Ecco, questo lo dice il presidente dell'Organization American Historia, cioè una persona storiograficamente piuttosto potente. Nello stesso, nell'estate del 1980, questo invece è un documento d'archivio, l'altro grande storico del lavoro, Herbert G. Gutmann, ecco, che come sapete è stato curato, tradotto in italiano e introdotto in italiano da Bruno Cartosio, quindi se vorrà sarà lui a spiegarci chi era Gutmann, perché lo conosce benissimo. Bene, a Gutmann viene in mente una cosa: dice, ma perché non ci rivolgiamo a una grande fondazione e non le chiediamo dei soldi per mettere in piedi un grande progetto di divulgazione della storia, di questa storia, la storia del lavoro, la storia delle donne, la storia delle minoranze, che sia rivolto al grande pubblico, che tutti possano leggere, fatto di libri, ma anche, se necessario, di immagini, fatto di film, non si diceva allora ancora di CD-ROM, perché non ce n'era l'idea, anche se poi questi che hanno conseguito questo lavoro, perché poi Gutmann ci riesce, prende i soldi dalla Fondazione Ford, prende oltre $1 milione dalla Fondazione Ford nel settembre del 1980, e questo lo salva dal fatto che poi arriva Reagan, perché se avesse avuto dei soldi pubblici, Reagan li avrebbe tolti immediatamente. Invece aveva un piccolo finanziamento pubblico e $1 milione e oltre da parte della Fondazione Ford, mette in piedi questo grande progetto, del quale però nel settembre dell'80 c'era solo una brevissima descrizione in tre pagine, ma si capiva benissimo dove voleva andare a parlare Gutmann. Era: salviamo quello che abbiamo raccolto e al tempo stesso rilanciamo, spostiamoci davanti. Perché naturalmente, ho detto, questa storiografia aveva molti limiti, molte deficienze, questa nuova storiografia aveva delle ingenuità, ma voi dovete vedere come erano trattati questi argomenti prima. Anzi, non erano trattati in genere, nei manuali non se ne parlava, non si parlava di mondo del lavoro, non si parlava di donne, di schiavitù, eccetera, no? Allora, come vedete, c'è questo clima: da un lato la normalizzazione, dall'altro qualcuno che si preoccupa. La normalizzazione vuol dire che stanno arrivando quelli duri, insomma, quelli che toglieranno i posti di lavoro, che non scherzano, che vuol dire che sta cambiando il capitalismo, la faccia del capitalismo. D'ora innanzi le imprese diventeranno appunto come è oggi la Telecom, no? Che no, pezzetti, segmenti. Allora l'importante è fare i 3 mesi, come ha detto qualche mese fa l'amministratore delegato della Cathay Airlines. Gli chiedono, dice, l'ultimo trimestre è andata bene, e adesso cosa dice? Ah, io mi muovo per trimestre, non sono in grado di dire quello che succederà fra un anno. Ecco cos'è il capitalismo oggi, tra l'altro.
Ebbene, in notevole misura si afferma in questi anni qua. E contemporaneamente c'è qualcuno che dice, ma visto che abbiamo questo lavoro, proviamo a conservarle queste conoscenze, a conservarle e a redistribuirle. Ora, come dicevo, il presidente dell'Organizzazione degli Storici Americani fa questo discorso, Carson comincia a progettarlo, questa cosa, e Zinn nel settembre del nel luglio del 1980 esce con un libro, cioè esce con la sintesi. E se non altro per questo, per la tempestività, per il fatto di averlo già concepito, l'idea della sintesi, l'idea cioè di una storia che partisse dal basso. Questo è il primo grande, enorme merito di Zinn, che infatti non a caso lo capiscono subito che è pericoloso Zinn, perché si becca subito una recensione del grande storico conservatore di Harvard, Oscar Handling, l'autore di Disradicati, il famoso Disradicati, libro fondamentale degli anni 50, del 51, sulle migrazioni, no? Ecco, conservatore, il quale recensisce Zinn e dice: Zinn e l'archivio fanno a pugni. Zinn fa a pugni con la evidenza, con i documenti. Ma non gli va benissimo neanche con un grande storico, molto progressista, piuttosto progressista, e grande storico come Eric Foner. Eric Foner, di cui avrete sicuramente probabilmente sentito parlare, grande storico, l'autore tra l'altro di Storia della Libertà, viene citato qui in quarta di copertina, no, come riferimento, perché dice delle cose molto positive su Zinn. Ma se voi andate a vedere la recensione che Foner dedica al libro di Zinn, è invece una recensione nella quale dice tra l'altro che il libro di Zinn può essere fuorviante. Può essere fuorviante. Ecco. Bene, questo per dire allora che cos'è, come nasce questo libro, entro quale ambito si muove questo libro, capite? Mentre si parla di sintesi, esce la sintesi. Certo, anche questa avrà dei limiti, avrà dei problemi, non c'è dubbio. Se ne possono fare a pezzi interi segmenti, andandoli con le note, con il lavoro che poi è stato fatto in seguito. Ma il progetto di sintesi, ecco, l'idea di produrre una nuova storia complessiva dal basso, ecco, questa è il primo grande merito di Zinn. Che poi aggiungiamo anche, le sue ricerche d'archivio le aveva fatte, ma contemporaneamente non aveva mai dimenticato uno, le sue origini, di essere figlio di un cameriere e di una casalinga, immigrati negli Stati Uniti, e due, non aveva mai dimenticato la sua vocazione all'impegno. Zinn, come sapete, ne avrete parlato probabilmente stamattina, decide per l'impegno politico dopo l'esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è un po' più vecchio dei Gatman e dei Montgomery. Gatman e Montgomery sono del 27-28, Zinn invece del 22, fa in tempo a fare la Seconda Guerra Mondiale, fa in tempo a fare il bombardiere durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è solo quando poi vede le immagini di Hiroshima che capisce che cosa è stato. Lui aveva fatto il bombardiere sugli aerei, sull'Europa, su Berlino, insomma. E di questo non si è mai dimenticato e ha pagato anche pesantemente, perché Zinn si è impegnato, insegnava nel Sud, ci sono stati i diritti civili, è stato licenziato perché si era schierato dalla parte dei manifestanti per i diritti civili. E poi quando è andato a Boston è cominciata una specie di guerra accademica terribile. Il rettore gliene ha fatte di ogni tipo, a un certo punto gli ha sterilizzato, gli ha bloccato lo stipendio. Questo per dire, insomma, con che figura abbiamo a che fare, più o meno come gli accademici di oggi. Allora, quindi questo è il primo aspetto, cioè questa idea della sintesi che nasce in un momento di trapasso decisivo. Perché è decisiva questa sintesi? Se non altro ha, come dire, difeso quello che era stato prodotto tra gli anni 60 e 70, l'ha consegnato alle generazioni successive. E poi un'esemplificazione, vado rapidissimo. Prendo il capitolo undicesimo. Oggi si parla molto negli Stati Uniti del fatto che siamo in mezzo a una nuova cosiddetta età indorata. L'età indorata è il periodo che va dagli anni 70 dell'Ottocento agli anni 90 dell'Ottocento, ed è un periodo di capitalismo molto aggressivo, è un periodo in cui si va definitivamente verso ovest, cresce il potere delle ferrovie, nasce la grande impresa come struttura, come organizzazione, e al tempo stesso ci sono scontri senza quartiere all'interno del mondo del capitale e tra il mondo del capitale e il mondo del lavoro. Bene, questo capitolo, qui c'è il primo grande sciopero generale della storia americana, che è il 1877, che è lo sciopero delle ferrovie. Questo capitolo è intitolato
baroni ladri, che è l'espressione con cui tradizionalmente venivano chiamati, in parte l'assumevano loro stessi questi grandi imprenditori molto aggressivi di fine Ottocento, no? Con una certa autoironia per certi versi, baroni ladri e ribelli, baroni ladri e ribelli. Ma se voi andate dentro il capitolo, sulle prime si può pensare alla contrapposizione radicale e monomaniacale, dogmatica, in realtà invece Poesin dentro guarda all'interno le differenze tra i vari baroni ladri, tra i vari imprenditori, non solo, guarda soprattutto alle differenze, alle contraddizioni, alle relazioni tra i ribelli, alla spaccatura tra agrari e operai. Ecco, su questo terreno si potrebbe dire che oggi la ricerca, in misura crescente, ha mostrato invece come talvolta ci fossero delle convergenze tra farmers e lavoratori. C'erano strumenti che in parte li mettono insieme, questo potremmo aggiungere al libro, a questo capitolo di Sim. Però devo dire che, riletto proprio in questi giorni, alla luce di un libro che è appena uscito, di Marco Belil, sul 1877, questo capitolo, in notevole misura, tiene. È un capitolo ancora da leggere, che ci può, appunto, come ho provato a dirvi, insegnare ancora delle cose. Così come delle cose ci ha insegnato il metodo di Sim, questo partire dai movimenti. Questa idea che si possa far storia partendo dal basso e tenendo anche conto del sapere collettivo che è prodotto dai movimenti. E dunque tenendo conto che a volte ci sono degli elementi di conoscenza che ti arrivano improvvisamente perché sei vissuto in mezzo a quelle 100 o 1000 persone. E questo improvvisamente può fare lo scatto che corrisponde al grande scatto che fa il grande studioso che se ne sta seduto, chiuso nella sua accademia. Lo scatto improvviso che nasce da forme di sapere collettivo. Ecco, questo lo si sente molto, lo sentimo anche quando Zin venne all'Università di Bologna. Zin venne all'Università di Bologna nel 1995, fece il professore Fulbright. Io all'epoca insegnavo a Forlì e insegnavo storia istituzionale, perché mi era stato detto con rigore, guarda che qui però scordati la storia sociale, tu ti occupi di lavoro, eccetera, nada. Qui bisogna insegnare la forma di governo, i modellini politologici e queste cose qua, ed è per questo che poi ho finito a fare un libro sui presidenti. Ma quello che mi ha salvato è stato in parte proprio Zin, perché Zin fede a fare una lezione sui presidenti e fece presidenti e movimenti. E guardate che all'epoca, la storiografia, 1995, sul rapporto tra i presidenti e i movimenti c'erano due articoli, poi uscì un libro nel 2000. Ma Zin, se voi andate a leggere il giudizio che diede e che ripeté quel giorno lì, ad esempio su Kennedy, che era il giudizio che lui aveva dato nel 62, dice emancipatore riluttante. Poi andate un po' a leggere la storiografia più avanzata su Kennedy oggi, e cosa dice? Emancipatore riluttante. E com'è che Zin era arrivato a questo nel 62? Ma mica perché c'era il super genio personale, ma perché era parte, appunto, era una esemplificazione di quello che vuol dire una storiografia che prova a guardare al basso e a confrontarsi col basso e a tener conto di quello che accade nella società che ci circonda, che spesso è difficile, non è facile, anzi, tutt'altro. E fu lui che mi disse, ma guarda che se vuoi fare il libro sui presidenti, però devi tener conto di tutte queste robe qua, insomma. Ecco, allora poi si tirò fuori, come avete visto probabilmente o come vedrete nel libro, questa idea di vedere, no? La società politica, le istituzioni e viceversa. Ecco. Ma devo dire che per me fu decisivo l'imprinting, appunto, di quel pomeriggio che Zin passò con noi incantando letteralmente gli studenti. Grazie.